Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Malacoda. Quest'oggi abbiamo come ospiti uno dei protagonisti della campagna elettorale del Partito Democratico, il consigliere regionale, il neo consigliere regionale del Partito Democratico, Monia Monni. Buonasera. Buonasera. Buonasera Monia, allora lei è stata eletta nel collegio di Firenze 4 con 7.247 voti, il collegio era quello della Piana, sconfiggendo in qualche modo Paolo Bambagione, che entrerà comunque in consiglio regionale, poi Vanessa Boretti e Simone Naldoni. Intanto, complimenti per il risultato, ovviamente, e poi però ci spiega anche il segreto di questo risultato così eclatante rispetto anche a tre persone che venivano già da 5 anni di consiglio regionale. In parte il risultato secondo me dipende proprio da questo, dal fatto che la mia candidatura è stata eletta come candidatura nuova, fresca, che veniva da un progetto condiviso di innovazione e rinnovamento forte che è in atto nel paese, che noi in qualche modo abbiamo cercato di rappresentare e di portare anche sul nostro territorio. Ma il vero segreto secondo me è stato il gioco di squadra. La mia candidatura nasce in seno a un'associazione che si chiama Sei Più, che è un'associazione che raccoglie varie persone che provengono dai 6 comuni del collegio. Nasce prima della mia candidatura questa associazione. Sindaci, consiglieri, Esatto, assessori. ciascuno con ruoli diversi nel partito o nelle istituzioni, e un'associazione che nasce per provare a pensare, a ragionare in termini di un unico territorio, quindi non soltanto del proprio comune e dentro i propri confini comunali, ma dare un respiro più ampio a un progetto condiviso. Così nasce la mia Quindi sei sono candidatura. i comuni della Piana, in Sei più, sostanza. esatto, sono i comuni della E Piana. in più? Sei più è il valore aggiunto rappresentato dallo stare insieme. Credo che questo sia stato compreso dai cittadini. Il valore aggiunto, appunto, il più che sta accanto al 6 è stato capito ed è stato premiato in qualche modo. Infatti il risultato, io ho guardato velocemente i numeri, si vede che è un buon risultato in ciascun comune. Non c'è un comune prevalente rispetto agli altri, ma abbiamo avuto un ottimo risultato ovunque. Quindi il lavoro di squadra è stato sicuramente premiato. E sicuramente, insomma, poi anche, come dire, i primi cittadini hanno fatto la loro, insomma, c'è stata molta partecipazione anche da parte dei sindaci sulla sua candidatura, ma non solo, in realtà anche molto l'appello ad andare a votare, appello che forse ha funzionato un pochino meno. In Regione Toscana l'affluenza è stata il 48,24%, anche inferiore rispetto a quello che è il trend nazionale. Un po' dispiace in qualche modo quando i numeri sono così bassi per una regione però civica, diciamo, come la Toscana. Dispiace moltissimo e credo non sia sufficiente attribuire questo dato alla data che effettivamente era infelice, insomma, era una data inserita in un ponte che era il primo ponte lungo della stagione estiva e quindi chiaramente molte persone hanno scelto di andare al mare anche a causa della data. Però non ci si può nascondere dietro un dito, c'è una disaffezione profonda nei confronti della politica e io credo che al di là poi dei progetti e dei programmi che ciascun consigliere regionale cercherà di promuovere con maggiore intensità a secondo delle proprie sensibilità, ciascuno di noi, e quindi ciascuno di noi consiglieri, la Giunta e il Presidente, hanno davanti un obiettivo importante, che è quello di dimostrare ogni giorno, non con le parole ma con la testimonianza e quindi con il lavoro, che la politica è una cosa bella. Che quando la si fa onestamente e seriamente è uno strumento fondamentale per dare le risposte ai cittadini e se riusciamo a fare questo, che è il nostro obiettivo principale, sicuramente le persone torneranno anche a votare. Allora, senta, partiamo, poi andremo dopo nel corso della puntata anche a analizzare, insomma, alcuni dei temi, poi saranno i temi cardine dei prossimi 5 anni in Regione Toscana, però prima, insomma, facciamo anche un accenno a quello che è stato il voto nazionale, perché in questi giorni si è detto un po' di tutto, un po' tutti, a dire la verità, a partire dalla Lega Nord, il Movimento 5 Stelle, naturalmente il Partito Democratico, però un po' tutti, insomma, sembra che nessuno abbia perso, questo succede un po' a termine di tutte le elezioni, sembra un po' così. Oggi però circola, insomma, su internet una fotografia che rappresenta in qualche modo quello che è, diciamo, lo stato del potere delle regioni in questo momento in Italia. Vediamo se riusciamo a vederla anche noi sullo schermo. Eccola qua, quello rosso è il Partito Democratico, il verde la Lega Nord, il blu la Liguria, adesso di Forza Italia, e poi ci sono i due partiti, diciamo, esterni a quelli che sono quelli consoli. Insomma, vedendola così sembra eclatante, no? Lo è, cioè, il dato è di una vittoria del PD, poi è vero che c'è una flessione, è vero che siamo al governo soltanto da un anno, però è anche vero che in un anno di governo tante sono le cose fatte, i posti di lavoro a tempo indeterminato stanno salendo, il PIL comincia a registrare dopo tanto tempo un segno positivo, Standard & Poor's comincia a essere meno severa nei suoi giudizi, quindi qualcosa si sta muovendo, il paese si sta rimettendo in moto.
caso, e questo le persone lo capiscono, non lo capiscono secondo me ancora abbastanza, perché appunto un anno è poco e gli effetti veri dei provvedimenti presi si vedranno in un periodo di tempo più lungo, però secondo me è stato capito e il risultato, insomma, la cartina è molto esplicita. Sì. Allora, torniamo un attimo in Regione Toscana, anche perché sul tema di queste regionali c'era anche una novità, che era quella delle preferenze, in qualche modo una novità che è piaciuta, però oltre il 40% di tutti, diciamo 4 cittadini su 10 hanno voluto esprimere un parere preciso su uno dei candidati. In particolare c'è anche da aggiungere che, insomma, dei 40 consiglieri che entreranno in regione, ben 11 saranno donne, e di queste donne 9 sono state espresse dal Partito Democratico, insomma, quindi cresce notevolmente la percentuale delle donne in consiglio regionale. Però, come dire, il tema delle preferenze con la crocetta semplice, senza dover scrivere il nome, così effettivamente ha funzionato. Ha decisamente funzionato. La media delle preferenze nelle elezioni passate era di circa il 28%, quindi è evidente che la preferenza facilitata è stata un contributo all'espressione di base. Poi alcuni partiti come il Partito Democratico ha fatto anche molto di più. Esatto, e è chiaro che ha pagato anche la scelta di candidare un uomo e una donna, peraltro alternati nell'ordine di lista. Sul tema delle donne e la politica ci sarebbe molto da dire. Il nostro paese non è particolarmente avanzato in questo senso, ma purtroppo è in buona compagnia. Non lo è per il ruolo delle donne in politica, non lo è per il ruolo delle donne nel lavoro. Sappiamo benissimo che a parità di inquadramento e a parità di preparazione le donne in Italia sono pagate il 15% meno degli uomini, con la stessa qualifica e la stessa preparazione, quindi le donne lavorano meno e quando lavorano vengono pagate meno, sono meno rappresentate. Anche in questa direzione il Partito Democratico ha cercato di dare un segnale forte. Certo, non possiamo spiegare alle persone che devono votare donna, però l'avere l'alternanza di genere, la possibilità di esprimere le due preferenze di genere diverso, secondo me ha pagato, è stato un traino, perché anche chi voleva votare un uomo poi alla fine ha scelto di dare una preferenza anche alla donna. Sappiamo che anche le scelte, per esempio nei consigli di amministrazione, sono andate in questa direzione, quindi molte società partecipate hanno alla loro guida donne che ne detengono la presidenza. Stiamo iniziando a recuperare un gap molto importante, lo stiamo facendo finalmente anche nelle istituzioni, dove fino ad oggi c'erano molti discorsi e pochi fatti. La Regione Toscana può essere anche un laboratorio in questo senso, è brutto dirlo così perché in realtà dovrebbe essere una cosa mai normale, però tante volte dovrebbe esserlo, ma non lo è, perché altrimenti non avremmo bisogno delle quote rosa, invece purtroppo ne abbiamo ancora bisogno. Io mi auguro che la Regione Toscana sia un laboratorio, ma questo lo dimostreremo anche strada facendo, ovviamente. Certo. Continuando, rimanendo un attimo sul discorso delle elezioni, quello è stato l'esito, insomma, di questa domenica 31 maggio. Abbiamo parlato dell'affluenza, c'è anche da parlare di quelle che saranno poi le opposizioni che concorreranno nel Consiglio regionale della Toscana. C'è stato un exploit, è inutile non dirlo, della Lega Nord, anche in qualche modo fagocitando dei voti soprattutto al partito di Forza Italia, insomma ai partiti di centrodestra, quelli che già conosciamo, Forza Italia e Nuovo Centrodestra. La Lega Nord si attesta con Borghi al 20%, commentiamo solo lui perché naturalmente le opposizioni poi, insomma, dovranno fare il loro lavoro. C'è anche un buon risultato del Movimento 5 Stelle al 15%, però diciamo la Lega Nord si pone anche più estremista come opposizione nei confronti di Enrico Rossi, soprattutto per quanto riguarda un tema caldissimo, quello dell'immigrazione. Beh, direi non soprattutto, ma praticamente esclusivamente. Loro hanno fatto una campagna elettorale molto aggressiva, utilizzando molto questo tema e utilizzandolo in maniera violenta, puntando alla pancia delle persone e in maniera, secondo me, anche per alcuni aspetti criminale, perché è buttare benzina sul fuoco. Il tema dell'immigrazione è un tema fondamentale che vogliamo affrontare e che stiamo affrontando. Certo, non si può affrontare andando in giro, questo l'ha detto anche il Presidente Rossi e io lo condivido, facendo vedere il giocattolino della ruspa, è un po' banale, ecco, e non risolutivo. Proprio nei giorni precedenti alle elezioni è accaduto nel mio collegio a Scandicci che è stato sgomberato un campo Rom che aveva sede nell'ex CNR. Non è così facile, non è così banale, cioè non basta andare lì con le ruspe, bisogna occuparsi dei minori, bisogna capire quali sono le situazioni, bisogna provare a offrire un'alternativa, perché altrimenti accade che sgomberiamo il CNR di Scandicci e ce li ritroviamo
in un'altra situazione nel comune con Termine. Questo non vuol dire risolvere il problema. Noi siamo per l'accoglienza, ma non siamo per l'accoglienza indiscriminata. Siamo per il rispetto delle regole e per la legalità sempre, sempre. E su questo c'è molto da fare, c'è molto terreno da recuperare, c'è da spiegare alle persone che le politiche per risolvere il problema dell'immigrazione sono politiche serie, complesse, articolate e non si risolvono con uno slogan o con le offese o alimentando una lotta fra poveri. Questo è un modo incivile, barbaro, che ci troverà assolutamente contrari e dimostreremo nei fatti che i problemi si possono risolvere in maniera seria e concreta. Allora, lei ha citato Scandicci, è uno dei comuni che fanno parte del suo collegio, e ce ne sono anche altri. Diciamo, facciamo prima un discorso generale: la Piana si è comportata molto bene nei confronti del Partito Democratico, insomma, da sempre storicamente naturalmente radicata a sinistra, però negli ultimi tempi, soprattutto in alcuni comuni, in particolare mi riferisco a Sesto Fiorentino, c'è stato qualche dissidio all'interno, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio che ha lasciato, si è dimesso. In realtà poi anche a Calenzano c'è una situazione, per quanto riguarda in particolare l'infrastruttura dell'aeroporto, e poi ne parleremo dopo, abbastanza critica. Quindi insomma varie forme di PD diverso, diciamolo così, che però poi alla fine, al momento dell'elezione, si riunisce e vota un patto. Sì, ci sono delle fibrillazioni, inutile negarlo, le elezioni poi di solito le fanno anche emergere in maniera più considerevole, che sono dovute al fatto che siamo in una fase di transizione, una fase di transizione cominciata nel 2012 con la vittoria di Matteo Renzi, che ha trovato un riscontro negli equilibri a livello nazionale, non ancora a livello territoriale. Quindi siamo in questa fase di transizione per cui c'è uno sfasamento fra i vari livelli istituzionali e fra i vari livelli di partito. Chiaramente arriveremo poi a una sintesi e a un trovare, come dire, una nuova connotazione, una nuova veste a questo partito. Io credo che si stia andando in maniera abbastanza rapida verso un bipolarismo, e quindi questo ti fa capire e fa capire ai nostri ascoltatori qual è la mia idea di Partito Democratico. Io vedo un partito molto aperto, inclusivo, che sappia accogliere chiunque è in grado di condividere un progetto con noi. C'è invece una parte di partito più legata, diciamo che io guardo più alla soluzione dei problemi, soprattutto in una fase di crisi, e cerco di guardare meno alle ideologie. E lo dico io che ho una storia che viene da sinistra, io vengo dal PDS, insomma, non vengo dall'ala della Margherita. Però credo che in questa fase bisogna fare un salto di qualità e bisogna cambiare un po' pelle a questo partito perché assuma una dimensione più vicina ai cittadini, e questo credo che sia il primo tema. Poi è evidente, a Sesto c'è una situazione più critica perché queste differenze sono venute fuori in maniera più forte, ci sono equilibri all'interno del Consiglio Comunale delicati. Io non ho condiviso le dimissioni del capogruppo con le motivazioni che sono state date a 3 giorni dalle elezioni. Credo che se ne dovesse discutere nelle sedi appropriate e non fare azioni che sono suonate un po' come un ricatto, una minaccia, e poi hanno trovato spazio più sui giornali che nelle sedi di partito. Certo, lì c'è un problema che va affrontato. Bisogna anche prendere atto che questo voto in qualche modo rafforza il sindaco di Sesto Fiorentino, che pur avendo qualche problema con una parte del suo partito, invece sembra avere un grande riscontro all'interno della città. Sara Biagiotti è uno dei sindaci che più si è speso sulla mia candidatura, ci ha messo la faccia in maniera molto coraggiosa, perché non era tenuta a farlo. Io non sono un candidato di Sesto Fiorentino, quindi ha sposato la mia candidatura semplicemente perché l'ha condivisa, e questo risultato è un risultato doppiamente importante a Sesto. Poi lì bisogna trovare il modo di tenere insieme le varie anime, di fare un ragionamento ampio, di trovare un equilibrio nuovo che dia spazio e risposta alle esigenze di tutti. Questo va fatto però nelle sedi opportune, con la volontà di tutti di uscire fuori da questa frizione, da questa situazione. Visto che mancano 2 minuti circa, insomma 3 minuti in questa prima parte, poi naturalmente nella seconda parte parleremo anche dei temi, e abbiamo parlato di questo, tra virgolette, diciamo, potremmo racchiudere il ragionamento nel discorso
discorso delle minoranze, le voglio chiedere anche un parere su quello che è stato il voto in Liguria, un voto molto particolare, insomma, che ha diviso, ci sono ancora tanti strascichi di polemica su quel voto lì, che però in qualche modo poi è stata una regione che è stata conquistata dal centrodestra, in questo caso Toti di Forza Italia, appoggiato dalla Lega Nord. Come dire, le chiedo questa cosa in particolare, secondo lei il bipolarismo di cui parlava lei, cioè un partito, avere un partito forte a destra che forse negli ultimi anni è un po' mancato, rafforzerebbe anche l'ala di centro-sinistra, cioè potrebbe riuscire a racchiudere e a rinchiudere nuovamente un unico polo a sinistra, magari riprendendo dentro anche le minoranze, coloro che se ne stanno andando come ci vati ultimamente? Assolutamente sì, assolutamente sì. È salutare per il paese avere un'opposizione sana, coesa e seria, che deve essere sufficientemente forte per stabilire una dialettica seria, altrimenti sufficientemente ma non troppo, come ha detto il Presidente del Consiglio anche in chiusura della campagna, fortini insomma, non fortissimi, però chiaramente è ovvio, ci vuole un'altra faccia della medaglia, altrimenti le contrapposizioni va a finire che si sviluppano tutte all'interno dello stesso partito, che finisce per tirar fuori le differenze come elemento di debolezza e non come elemento di forza. Noi siamo sempre stati un partito con tante anime, ma siamo sempre stati forti e coesi, lo siamo stati alla fine anche questa volta, a parte in Liguria che effettivamente è una ferita non di poco conto, però anche il dato nostro in Toscana dimostra che poi al di là delle divisioni, della differenza di sentire delle varie sinistre che stanno all'interno del PD e anche della differenza di vedute su temi strategici quali quello dell'aeroporto, poi alla fine compatti si vota il nostro partito, si vota il nostro presidente e si vince. Certo, se c'è un contraltare che questa dialettica, la forza della dialettica la sposta fuori dal partito, ne beneficia il Partito Democratico ne beneficia poi ovviamente l'intero paese. È chiaro. Va bene, allora noi chiudiamo qui la prima parte, perché nella seconda poi parleremo, cercheremo anche di parlare su alcuni temi specifici. Uno in particolare l'abbiamo già introdotto, che è quello dell'aeroporto. Proprio in questi giorni si costituisce, insomma, definitivamente in qualche modo si mette il sigillo su Toscana Aeroporti, il grande polo aeroportuale che comprende SAT e ADF, che erano le due parti, insomma, dell'aeroporto di Pisa da una parte e di Firenze, e quindi, insomma, si va avanti a passi abbastanza veloci sulla costituzione dell'unico polo aeroportuale. E poi, insomma, è il quarto d'Italia, quindi un polo molto importante, insomma, in realtà molto alto anche in Europa. Si parlerà poi anche di immigrazione, ovviamente, perché è uno dei temi fondamentali anche dei prossimi 5 anni da gestire, ovviamente sul territorio toscano come sugli altri territori italiani, e non in ultimo ma non per importanza, ovviamente, il tema del lavoro centrale, anche perché proprio oggi arrivano alcuni dati Istat che fanno ben sperare su quello che è la disoccupazione, anche in particolare sulla disoccupazione giovanile. Tra pochissimo ci ritroviamo con Monia Monni, quindi state con noi. Bentornati in studio. Allora, abbiamo annunciato poco fa quali erano i temi fondamentali di cui parleremo in questa seconda fase di Malaconda. Siamo qui con Monia Monni, consigliere regionale del Partito Democratico, eletto naturalmente nel collegio della Piana Fiorentina. Allora, Monia, abbiamo diciamo, buttato sul tavolo il tema dell'aeroporto, un tema centrale. Lei non ha fatto segreto, pur venendo da un territorio, dalla Piana, e quindi è un territorio molto critico nei confronti di questa infrastruttura, che, insomma, visto che si va avanti a passi veloci, visto che Rossi stesso, insomma, ha messo dei paletti importanti su quelli che dovranno essere la realizzazione, ma dando una spinta in avanti, c'è un socio privato che sta lavorando, e sta lavorando anche molto velocemente e molto bene. Insomma, è difficile adesso anche per quei sindaci, no, che, come dire, si mantengono nei confronti dei cittadini delle roccaforti, del no all'ampliamento, però sarà difficile non farlo a questo punto, questo ampliamento, questo aeroporto. È un'infrastruttura importante. Ma io ho voluto parlare anche in campagna elettorale con la chiarezza e l'onestà intellettuale che credo sia dovuta quando ci si presenta di fronte ai cittadini, anche perché io ci voglio tornare a parlare con i cittadini che mi hanno dato il voto, non solo con loro, e quindi ho
voluto parlare un linguaggio di chiarezza e trasparenza. Era strumentale utilizzare il sì o il no all'aeroporto in campagna elettorale, perché, come ho detto fin dall'inizio, la scelta dell'aeroporto è una scelta fatta, è una scelta che è stata anche finanziata e quindi è una scelta sulla quale non si torna. Adesso il ruolo dei consiglieri regionali, della giunta regionale e di tutti i sindaci, perché dovremo lavorare insieme, sarà quello di ottenere il massimo delle garanzie possibili in termini di inserimento ambientale, in termini di ricaduta occupazionale, di buona occupazione sul nostro territorio. Questo credo sia un tema centrale che andrà trattato con attenzione. Vogliamo che l'aeroporto sia una leva anche per la realizzazione del Parco della Piana, e sappiamo benissimo che già adesso è una leva per la realizzazione di un'infrastruttura fondamentale come quella della tranvia, che ci interessa non soltanto in quanto mezzo di trasporto verde ed ecologico e più rapido, ma ci interessa anche perché, lo abbiamo visto a Scandia, la tranvia ha una capacità tutta sua, che è quella di riordinare i territori che attraversa. A Scandicci c'è stata una grande rigenerazione urbana intorno a questa infrastruttura, che ha la capacità appunto di valorizzare i territori, di restituire gli spazi pubblici ai cittadini, di migliorare l'arredo urbano, quindi di portare qualità della vita e sviluppo buono, generando anche maggiore attrattività del territorio. Scandicci da questo punto di vista è una grande sfida vinta, la vogliamo vincere anche a Sesto e a Campi, lo faremo. Tutto questo senza l'aeroporto non sarebbe stato possibile. Quindi è chiaro che l'aeroporto ha un valore in sé, perché non stiamo parlando di pensare oggi di realizzare questa infrastruttura in un terreno vergine, stiamo parlando di potenziare un aeroporto esistente e di farlo in un'ottica di modernità e di attenzione all'ambiente e ai cittadini. E ha anche questa capacità invece, che è estrinseca, diciamo, di generare buono sviluppo, di portare buona occupazione, di essere leva per tanti investimenti che altrimenti quel territorio non avrebbe la capacità di attrarre. È chiaro. Allora, noi su questo abbiamo sentito anche il parere di due sindaci, come dire, che in prima persona in qualche modo sono protagonisti di questo sviluppo dell'aeroporto, e sono il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e proprio il sindaco di Sesto Fiorentino, Sara Biagiotti. Sentiamo. Senta, una domanda anche per quanto riguarda una delle infrastrutture più importanti, sarà una sfida anche per i prossimi 5 anni, l'aeroporto. Sappiamo, insomma, i comuni della Piana, ma anche il suo comune, quello di Prato, insomma, sono diverse persone, lo vedono in modo critico. Quale sarà, insomma, l'impegno del suo comune e poi quello anche della Regione Toscana nei prossimi anni? Ma quello che abbiamo sempre messo in campo finora, il controllo massimo affinché tutte le infrastrutture, tutte, compresa l'aeroporto, nel momento in cui si decide che devono essere realizzate, rispettino al massimo, completamente, in maniera assoluta, il buon vivere, non solo la salute, ma proprio il buon vivere delle comunità che intercettano. Ecco, questo è il nostro lavoro. Poi si potrà discutere, è utile o non è utile. C'è un pezzo della mia comunità economica di Prato che è assolutamente a favore, altri che sono invece contro e sono preoccupati. Noi come amministrazioni ci siamo mossi in questo senso, garanzia sulla salute e sull'impatto di questa infrastruttura, e questo faremo anche nei prossimi anni. Il sindaco può fare le osservazioni al master plan dell'aeroporto, come abbiamo fatto come sindaco del comune di Sesto. Nelle nostre osservazioni abbiamo evidenziato una serie di criticità, perché è evidente che l'opera è impattante, soprattutto è impattante per il territorio di Sesto Fiorentino, anche se è considerata strategica per l'Italia. Noi comunque dobbiamo preservare le caratteristiche del nostro territorio e avere tutte le garanzie necessarie, perché se un'opera così, dal punto di vista infrastrutturale, così impattante per un comune, non abbia delle ricadute negative, ma che possa essere gestita al meglio, nelle migliori condizioni possibili, che possono garantire il rispetto assoluto del rispetto ambientale, sanitario e per quanto riguarda l'assetto idrogeologico. E questi erano Biffoni e Biagiotti, insomma, in particolare in qualche modo hanno ripetuto anche quello che ha detto lei. Tra l'altro, insomma, i sindaci della Piana e anche insieme al sindaco di Prato si sono proprio riuniti anche in una sorta di comitato di garanzia in qualche modo per vigilare su questo, mettendo anche i propri tecnici comunali a studiare quelli che saranno il progetto. Il progetto deve andare avanti, c'è ancora qualche difficoltà, diciamo, qualche contrasto tra la regione e l'ENAC, perché lì c'è quella pista di 2000 metri nel pit della regione Toscana, l'ENAC ne chiede 2400, sono posizioni limabili secondo lei, insomma.
La vedo dura perché la competenza è di ENAC, quindi faremo le nostre verifiche, approfondiremo, ma mi sembra di capire che c'è poco spazio per agire. Il dato invece sul quale vorrei porre l'attenzione è uno spostamento di pochi gradi che consentirebbe all'abitato di campi di essere escluso totalmente escluso dal passaggio degli aerei, che è un obiettivo per noi molto importante, perché il territorio che più è penalizzato è proprio quello di campi. Non l'abitato, ma la parte industriale, con uno spostamento di pochi gradi si riuscirebbe a ottimizzare ancora di più questo risultato, perché poi in termini di abitanti coinvolti, si parla di rumore soprattutto, la nuova pista ne avrebbe molto meno di quella attuale. Però se si riesce con un aggiustamento davvero minimale a salvaguardare ancora di più la qualità della vita, perché su questo il sindaco Piffoni ha ragione, non si parla di sanità o di ambiente, perché è chiaro, se ci fossero problemi di questo tipo non si discuterebbe nemmeno della realizzazione. Si parla di qualità del vivere, che non deve essere assolutamente diminuita dalla realizzazione di questa pista. Quindi alcuni aggiustamenti si possono fare, li faremo, perché quest'opera si inserisca nella maniera migliore possibile nel tessuto urbano. Noi qualche mese fa andammo, tra l'altro, insomma, nelle zone di Quaracchi, piagge, zone dove atterrano ormai da tanti anni, effettivamente, insomma, quello il sentore, no? il sentimento che c'era nelle persone era proprio quello, cioè della difficoltà di vivere, anche con piccoli accorgimenti quotidiani, i doppi vetri, l'aria condizionata, però c'è chi non se lo può permettere, ovviamente, le case scendono di prezzo, perché dove c'è l'aeroporto effettivamente è così, insomma, loro dicevano, poi anche un po' cinicamente, come dire, però è anche normale, dicevano, se adesso si sposterà per noi è solo un vantaggio in qualche modo, anche se la pista dovrebbe effettivamente impattare molto meno come numero di persone di quello che è attualmente. Come numero detto. Di persone, anche l'altezza a cui passeranno gli aerei è diversa da quella a cui passano oggi a Peresola. Effettivamente lì oggi c'è una situazione di altissima criticità e va tenuto di conto, perché quando si fanno i ragionamenti si fanno sempre in un'ottica di miglioramento complessivo e non soltanto particolare specifico. Tra l'altro sull'aeroporto vorrei ricordare anche che, siccome in Italia c'è un problema tutte le volte si vanno a realizzare grandi investimenti, che è un problema di infiltrazioni mafiose, di malaffare, di mala gestione, sull'aeroporto abbiamo cambiato verso anche in questo senso, perché la società ADF ha chiesto la collaborazione di Cantone e quindi dell'autorità anticorruzione, perché vigili in tutte le fasi, da quelle progettuali a quelle realizzative, a poi insomma, segua tutte le fasi della realizzazione dell'aeroporto, in modo da garantire che ci sia completa trasparenza sull'utilizzo delle risorse e del modo in cui vengono utilizzate e da dove provengono. Mi sembra anche questo un segnale di cambiamento importante. E questo è stato proprio un gesto fatto appositamente per dire siamo noi i primi a chiedere il vostro aiuto, qualsiasi cosa ci fosse, insomma, almeno possiamo agire subito. Cambiamo argomento, perché voglio almeno parlare di un altro tema, dell'immigrazione, qualcosa abbiamo già accennato, poi insomma ci sarebbe molto da discutere anche qui, ma è un tema apertissimo, però vorrei parlare anche brevemente del discorso del lavoro e dell'occupazione. Oggi, come dicevo, arrivano i dati Istat che confermano in sostanza quello che è stato un primo trimestre positivo per l'Italia, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione. A maggio segna un più 1,2% degli occupati, quindi insomma numeri che non sono altissimi, ma che in qualche modo fanno ben sperare per il futuro. Premiato dall'Ocse anche di fatto il Jobs Act del governo, tutto sembra a favore di quello che sta facendo il governo. Però le chiedo, in sostanza, per quanto riguarda la regione toscana, con la chiusura delle province c'è un tema che è quello dei centri per l'impiego, che erano dei dispacci in qualche modo per trovare il lavoro, che passano adesso all'Agenzia per il Lavoro regionale. I centri per l'impiego provinciale hanno funzionato poco e male, diciamoci la verità. Le chiedo, la regione toscana può fare meglio? Soprattutto si può gestire la situazione del lavoro, che in molti casi anche in Toscana, proprio per le radici, per la tipologia di regione che è, sono molto locali, si possono gestire a livello centrale, secondo lei? Ma io credo che vada affrontato prima un ragionamento più complessivo. In questa regione operano 14.000, ora parlo del mio collegio, operano 14.000 aziende. Parlo di questo perché è la realtà che conosco meglio e quella su cui chiaramente interverrò con maggiore attenzione, anche se poi è un esempio di quello che poi avviene in tutta la regione, perché di queste 14.000 aziende il 90% sono piccole, piccolissime e qualche media impresa, che poi è la situazione di tutta la regione. Io ne ho visitate tantissime.
La nostra, nel nostro territorio, è una situazione che tiene botta alla crisi rispetto invece alla costa, dove c'è una situazione molto più grave. Però noi bisogna innanzitutto cambiare un po' di atteggiamento rispetto a questo mondo, che è il mondo che crea, dà e mantiene lavoro, perché fino ad oggi la parte più ampia dell'azione della politica è stata quella di andare a portare la solidarietà agli operai nelle fabbriche che chiudono, che è una cosa che va fatta, perché il lavoro è questione anche di dignità, ma noi dobbiamo intervenire prima che le aziende entrino in crisi, consapevoli del fatto che se difendiamo l'impresa difendiamo il lavoro e se difendiamo il lavoro difendiamo i lavoratori. Quindi le istituzioni non devono essere il burocrate che pone l'asticella sempre più alta, come troppo spesso avviene, ma devono essere un partner che genera insieme alle imprese sviluppo e insieme a loro pensa a come organizzare la formazione e a come incanalarla. Cioè, solo se lavoriamo insieme riusciamo a dare valore a questo tessuto, che è un tessuto ricchissimo e vivo. Cioè, noi dobbiamo partire dalla semplificazione, cioè non ci chiedono un'iniezione di soldi nel tessuto economico, ci chiedono più semplicità. C'è un sistema legislativo complessissimo, fatto di leggi che vanno lette in maniera sovrapposta e che spesso non danno assolutamente certezza di tempi e dei diritti. Noi abbiamo prodotto un piano del paesaggio sul finire della legislatura, per fare un esempio, che è composto da 3.500 pagine. Non è sostenibile, non dà certezza del diritto, richiede di dover essere aiutati soltanto per interpretare quali sono i propri diritti. Questo è qualcosa che va assolutamente cambiato. Insieme al tema della formazione, che oggi è in capo alla Regione e che deve trovare una svolta e deve essere affrontato insieme all'impresa, perché la formazione, per come anche la vedo, privati, io insomma, insieme ai privati. Questo il Fallani lo chiamerebbe il metodo Scandicci. Il metodo duale che Scandicci ha effettivamente sperimentato con successo. E non è un caso che lo dico, no, certo. Sandro Fallani è un amico, credo che quel piccolo esempio dentro Scandicci non sia un esempio così piccolo e vada anzi esportato e misurato anche con altre realtà. Va bene, allora siamo davvero in chiusura, mancano 30 secondi, voglio fare una domanda velocissima. Spesso si pensa, e i cittadini insomma lo dicono anche con i numeri dell'affluenza, che il Consiglio regionale e la Regione in generale sia un ente distante. Lei si impegnerà sul territorio che l'ha votata nei prossimi 5 anni? Assolutamente sì, io ho fatto una campagna elettorale in mezzo alla gente, girando per le strade, nelle piazze, nelle fabbriche, nelle sedi delle associazioni, e il primo impegno che ho preso è quello di esserci, e ci sarò. Nei prossimi giorni convocherò un tavolo con i miei sindaci di riferimento e inizierò con loro una programmazione e condividerò con loro un progetto per il nostro territorio, perché credo che il rapporto con il mio territorio passi prima di tutto dai sindaci, che sono, certo, i rappresentanti dei cittadini. Non mi limiterò a questo, girerò ancora per il territorio, continuerò a sporcarmi le scarpe, a confrontarmi con le persone, a dire quello che penso fino in fondo, difendendo le cose anche quando sono difficili da difendere, se ritengo che sono giuste, come ho fatto con l'aeroporto, e a metterci la faccia e il cuore fino in fondo, che credo poi sia l'elemento che ha premiato questa fantastica campagna elettorale. E allora complimenti a Monia Monni, grazie per essere stata con noi. Grazie naturalmente a voi. In bocca al lupo per i prossimi 5 anni di governo, in qualche modo, nel Consiglio regionale. Grazie anche a voi per averci seguito, ma la coda torna naturalmente domani. Buonasera.